A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché dopo un anno di governo posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa identica persona, con qualche ruga in più magari, però sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi, ho fatto sempre e solo quello che reputavo giusto fare, dunque nessuna paura. Testa dritta, sguardo rivolto verso l'alto e sorriso sul volto. È una manovra che io considero molto seria, molto realistica. La gran parte di questo lavoro è stato fatto anche chiedendo sacrifici ai ministeri. Credo che sia un grande segnale di serietà, ma anche di disponibilità. Io sono molto fiera di questo lavoro che abbiamo fatto, sono molto fiera del risultato di questa manovra, sono molto fiera di dire ancora una volta che c'è un governo che non spreca risorse in cose inutili. Buonasera, Presidente Meloni. Perché io ero così fiera. Cosa? Ero fiera di tutto. E concedetemelo, sì. Anche fiera di me stessa. Sì. Perché io non ho mai ceduto a compromessi, sì. mai sulla vita. Va bene, va bene. E anche con Tajani, non ce l'ho, sì. con Tajani. Non ce l'ha con Tajani. L'ho detto oggi alle 4. Sì, l'ha detto. Alle 4, alle 16, sì. più o meno. Alle 4, ho detto, sì. non ce l'ho con Tajani. Neanche con Perché Salvini. Io sono fiera, sono fiera. Forse ho qualche ruga in più. Va bene, ma va quanto bene. So fiera. È fiera. Quanto è so fiera. Però e quanto so fiera della manovra che ho fatto, che abbiamo presentato. Perché a me, personalmente, la manovra... Sì? Che abbiamo presentato mi sembrava così bella e senso? Sono fiera del fatto che mi sembrava così bella. Ma in che senso le sembrava ero fiera della manovra, era fiera. Guardavo la copertina plastificata e mi inorgoglivo, mi sentivo così fiera. Basta con sto fiera. Tra l'altro mi dicono che era tutta in grassetto, un botto di pagine. No, ma come le hanno detto? Ma scusi, ma lei non l'ha letta? Perché andava letta? Beh, scusi, l'ha presentata in conferenza. Ma me lo devi di prima che va letta, io ero fiera. Ma certo che va letta la manovra. Ma secondo te io leggo la manovra? Ma come ma no? Ma Salvini legge? Tajani legge? Spero di sì. Su, e dai, su. Ma come? Ma scusi. Non puoi chiedere a uno di destra di leggere. Ma sì, dai. Ma da quando? Ma sì. Quando con Lollo, Lollobrigida, sai Lollo? Cognato, sì, Camagena. Passiamo davanti alla Feltrinelli, Camagena. E guardiamo all'interno, sai che sì. ci stanno tutti i libri, le vetrine, ci colpisce, sì. sai cosa ci colpisce? Cosa? La macchia di colore sì. delle copertine dei libri. No, i libri ma non è che poi andiamo oltre le copertine leggendo il contenuto. Ma dovete farlo, dai, su. Ma dovete farlo. Come la maggioranza degli italiani, no, che dai. Infatti ci vota, noi non leggiamo, perché la maggioranza degli italiani che ci vota non legge, ma sì, ma sta adesso... contenta da macchia, Senta, la però... macchia di colore. Sì, ho capito, però... Ero così fiera, così fiera. Era fiera, però poi è andato tutto un po'. Come ha fatto a sapere cosa c'era nella manovra? Cabrioche. Come con la brioche? Sai la bricioletta? La bricioletta della brioche al bar. Che mi è cascata. Sai quando sei sopra il frigo dei gelati che c'è la gazzetta? Ma lei non ecco, ho dato un morso, mi è caduta la bricioletta tra... Dove? Dove? Cosa? Tra la gazzetta e il corriere. Ah, alzo banco. La gazzetta e leggo pignoramento sul conti correnti. L'ha letto sul Corriere. Ah, quindi però quello l'ha letto, eh? Stava grosso così, stava grosso. Dice, se il titolo è grosso, certo. Cosa? Mi è andata attraverso la brioche, ho pensato, effetti, ma ero fiera. Questa è una porcheria, ho pensato. Sì, però scusi, era dentro la bozza della manovra. Ma non l'ho letta! Ma scusi, allora l'aumento sugli assorbenti e sul latte in polvere che colpisce le famiglie, non li ha letti? No, quelli li ho scritti io. Ah, li ha scritti lei? E che devo soffrire solo io come donna? Ah, una vendetta per te. Ero un po' incazzatiella. Sì, certo. Era appena uscito il fuori onda dei Ricci. Certo, quello su Gianbruno. Ma che Gianbruno? Quello su Giorgetti. No, scusi, ma c'è un fuori onda su Giorgetti? Ah, no! Come? Ma come c'è? L'ho bloccato io. E cosa diceva? L'hanno beccato che stava dicendo al Gabibbo. Cosa? C'era Giorgetti che diceva al Gabibbo. Cosa? Faccio la manovra dei Draghi. Ma non credo, non è vero. Ma adesso, schiena dritta, sì? e sorriso sulla faccia. Va bene. E sì. orgoglio. Orgoglio, perché sì. io sono fiera di me stessa. Abbiamo capito che allora, fiera. Spalle dritte, sì? sorriso . E testa alta. Ecco, testa alta per cosa? Per la capocciata. Cosa? Se mi passa vicino Giorgetti. Ah, perché lui... Tum! No! Gli è piallo il naso. No, povero Giorgetti. Io ero fiera. Vabbè. Signore e signori, Maurizio Crozza! Silva, Roberto Clemente, Andrea Zalone. Ora parliamo del fidanzato. Andrea Gianbruno
un altro della famiglia su cui si sono dette tante maldicenze. Qualche maligno ha anche osato insinuare che gli abbiano dato un programma tutto suo perché era comandato. Gianbruno era comandato. Ma come vi permettete? Gianbruno, Lenzo Biagi di Rete 4 raccomandato. Il Bob Woodward di Mediaset raccomandato. Ma Gianbruno! Gianbruno è un giornalista eccezionale. Un gigante come lui nasce ogni 100 anni se non si prendono precauzioni. Comunque, non è Giorgia che aiuta Andrea, casomai è il contrario. Più filo governativo di lui non c'è nessuno, anche perché se lo fa, quando la sera torna a casa, se trova le valigie sul pianerottolo. A parte gli scherzi, diciamo la verità, Andrea Gianbruno è la rivelazione televisiva dell'anno? È smart, è trendy, è glamour, ma soprattutto boyfriend. Guardate che bella coppia, guarda lì qui, guarda che bello. Qui è uguale ad Alain Delon, è vero? Che poi in realtà lui è multiforme, può diventare chiunque, eh? Da Tom Cruise a Sean Penn a Lillo. E volendo, no aspetta, perché volendo c'è anche la versione scopa nel culo. Ecco. No, ma lui è sempre in porto. No, lui è sempre in posa. Non è giornalismo, è remake di Zoolander. Allora, diciamo che il suo, più che un programma, è un selfie che dura un'ora. Ma a parte l'aspetto, a livello di contenuti invece, è perfettamente allineato con i grandi valori della Meloni Family. Il cambiamento climatico non esiste, i tedeschi se ne devono andare a casa e le donne se la vanno a cercare. D'altra parte si capisce, se stai troppo tempo attaccato a un phone, poi anche i neuroni si surriscaldano. Ma no, ma c'è proprio scritto anche nel libretto di istruzione degli asciugacapelli, attenzione, l'uso prolungato può provocare un programma con Pietro Senaldi. Allora, insieme sono una coppia d'attacco irresistibile, perché uno le alza ed entrambi la schiacciano. Ma non la palla, non è. Quello che schiacciano non è palla. Allora, di Gianbruno si parla di tutto, di politica e di molestie sessuali, di terremoti e di molestie sessuali, di immigrazione e di molestie sessuali. Diciamo che le molestie sessuali è un po' il leitmotiv, ma non ce lo vogliamo vedere un po'? E dai, vediamocelo su, dai. Ben ritrovati, benvenuti, Diario del Giorno. Torniamo ad occuparci di presunte molestie sessuali. Mi riferisco alla notizia che ci arriva dalla Spagna. Spagna, giornalista molestata in TV da un passante. L'uomo è stato arrestato per direttissima. Com'è sta notizia, direttore Pietro Senaldi? Come la vedi? Com'è, Andrea? Com'è? Vedo che ti scappa da ridere, direttore. No, ma rido perché immagino che sia per violenza sessuale. Sì, sì, ma tu sì. La pena la ritieni giusta, sbagliata, eccessiva, educativa. Lascio a te la patata bollente, direttore, visto che recentemente siamo stati crocifissi per alcune nostre parole. Naturalmente patata in senso vegetale. Rigorosamente bollita. Bollita. Credo che bollita si possa dire, credo. Non lo so più, direttore. Non vorrei che qualche forza politica la usasse per far cadere il governo. Bellissimo il bacino. Ti è piaciuto il bacino? Ma soprattutto, vedi, no, io mi stavo chiedendo, Andrea, ma perché noi uomini, no, di una certa parte politica dobbiamo soppesare le parole, mentre le rom sulla metro fanno il loro comodo, impunite? Ci hai pensato a questo? Una grande verità, direttore. Ma poi, scusa, è davvero una notizia, una giornalista che magari è stata, ma involontariamente, accarezzata. Chi lo sa, magari poverina si era appoggiata ad un muro, ma aveva della calce dietro, no? Sai la calce. Ma magari lui l'ha solo spolverata. Magari l'ha spolverata. A me mi sembrava, ti dico la verità, più una diatriba fra innamorati. O se vogliamo una performance, sembrava una performance di artisti di strada. Direttore, pure il ragazzo è stato arrestato. Beh.
perché no, sono le leggi spagnole, per carità. Le leggi spagnole, sì. Però quando vedi i finti monchi, i finti monchi che ti levano il parabrezza a semafori, quelli non li arresta nessuno. Però, i finti monchi no, teniamoci forti, direttore, perché verrà giù il mondo. Facciamolo venire giusto, mondo. Ma se non vuoi essere palpata, dico, no? Ci sono dei giubbottoni che evitano di far vedere le curve, dei felponi molto lunghi da indossare. Ma c'è di tutto, guarda, perché i giacconi svasati... E le tuniche? Le palandrane colorate. Che evitano di provocare con le forme assolutamente, nuove. Sì, ma a parte che poi le soluzioni sarebbero tante. Facciamone un esempio, direttore, dai, facciamolo. Per esempio, se sei una giornalista donna, sì, e sei in collegamento, per esempio, non so, davanti al Duomo di Milano, vestirsi da apicultore... La palpata la scoraggi, Immagine stupenda, direttore, stupenda. Io non ho mai visto qualcuno curare le arnie in bikini. È normale che se poi lo fai, magari da ubriaca, è chiaro che poi un'ape che ti punge la puoi trovare. Intendiamoci, tu, donna, hai tutto il diritto di fare la giornalista, ma puoi anche evitare di ostentarlo il fatto che sei donna. Ecco, dico poi, questo, giornalista. Se vuoi fare la giornalista, un modo per non farsi palpare in mezzo alla strada c'è. Accidenti, se c'è. No, lo sai, Andrea. Lo dici tu, direttore, o lo dico io? Ma sai che mi è venuto in mente che potremmo dirlo insieme? Ok, allora te la alzo, direttore. Alzala, vai! Care colleghe donne, per non farvi palpeggiare in televisione, perché non fate 1, 2, 3? La radio! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Andrea Giannone, Silvano Belfiore Band! Ok, l'ultima. Trovate il ministro Lollobrigida a abbinare il vino al benessere fisico con gli eventi sportivi. Cazzo, sai che me l'ero pesta questa qua? The last gaffe, l'ultima gaffe. Cazzo, un ritmo così non ce l'aveva nemmeno Mike Buongiorno. D'altra parte, cosa c'è di male ad abbinare l'alcol con lo sport dai tempi di Gascogne che funziona? E l'abbinamento potrebbe anche essere una nuova specializzazione per i sommelier. Col nuoto a delfino le consiglio uno Chablis ottimo sul pesce. Invece sui 100 metri il Montepulciano, invece lo terrei per i bolliti, perfetto per la Samp. Scusate, era autoreferenziale. Il fatto è che Lollobrigida, quando parla, continua a ripetere lo stesso errore sempre, sempre. Cioè parte bene e poi il pensiero si perde, evapora. Supera la troposfera, attraversa la mesosfera e infine viene risucchiato nell'infinito abisso delle puttanate. Oh, magari a sto giro non ho capito bene io, forse può spiegarcelo meglio lui, fammelo vedere. Noi dobbiamo fare due azioni. Da una parte proteggere il vino da una serie di aggressioni che tentano di criminalizzarne il consumo. Se è vero che il consumo eccessivo di vino è evidentemente dannoso, ma il consumo eccessivo di qualsiasi alimento è dannoso, è altrettanto vero che un consumo moderato non fa male, anzi per alcuni medici è un uso consigliato. Noi dobbiamo provare ad abbinare il vino anche ad alcune questioni che rappresentano il benessere anche fisico ed abbinarlo ad eventi sportivi. Per esempio, sono stato a Lione con la nazionale di rugby italiana a promuovere questo elemento, la cucina nel suo complesso e ovviamente accompagnata dal vino che i giocatori bevono, i giocatori anche di altri sport, arrivare al nostro livello culturale che fa percepire il vino come un elemento positivo e non un elemento negativo. Buonasera, ministro Lollobrigida. Buonasera a lei, grazie e arrivederci. No, non abbiamo neanche cominciato. Non abbiamo neanche cominciato. No, lo so bene, per questo che mi voglio fermare qui. Mi ritiro imbattuto. No, aspetti. No, perché se continuo poi mi allargo, mi parte la frizione e svacco. No, ma non è detto, Diretta, no. Me conosco. No, ma senta, parliamo invece della sua dichiarazione sul vino che farebbe bene allo sport. Allora, io dico che il vino non va demonizzato. E questo va bene, giusto. Finiamola qui. No, sì, ma... Lei mi ricordi così, no, con questa immagine, no. Che mi sono affermato a non va demonizzato. Ma a noi va anche bene, ma è lei ma fin che... qui, ma chi mi ammazza? Ma no, è perfetto.
Ok, se lei continua, a me scatta un meccanismo, perché poi mi fa andare avanti. Dico pure che noi siamo italiani, siamo longevi. Siamo longevi, sì. Secondo i soli giapponesi, sti musi gialli che dormono nei loculi, no, che mangiano solo riso freddo col pesce crudo, hanno un'ora di ferie l'anno. No. A giapponè camberà pure di più, ma fai una vita di merda. No. Peccato, ma no. Ma lo so, ma infatti, se mi fermavo, lei sa quel ricordo che dicevo buonasera? Lei era perfetto. Non lo dico pure io, perché io il concetto di base ce l'ho. Ecco, ricominciamo. Cioè, tipo, il vino bevuto in una certa misura farebbe anche bene. Sì. Lo dicono i medici. E questo è vero. Perché a Bruxelles ci vogliono boicottare il mercato del vino. Aia. Perché dopo quella etnica vogliono fare la sostituzione etnica. No. E se mi fermassi? Perché il messaggio che volevo dare sul vino, Il ministro dell'agricoltura, perché io sono ministro dell'agricoltura, no? Sì, certo. Sì. Quindi è vero? Sì. No, perché mi pare assurdo pure a me. Ti figuri. Pare assurdo. Però no, insomma, è stato nominato, quindi lei è legittimamente il ministro dell'agricoltura, no? Il messaggio è che il vino, in una certa misura, fa bene. Esattamente. Ma talmente fa bene ed è sano che va abbinato allo sport. Ecco, in che senso? Ma non lo so manco io il senso di quello che dico. Eppure dovrebbe. Io col cervello mi fermo, ma la bocca va avanti da sola. No. Con due bicchieri de Barbera prima dei 100 metri, ma arriva a dire fino al vermouth. Ma che vermouth? Ma io non so se ha visto la ragazzina. Sì, la bravissima. La ragazzina che ha fatto il salto triplo al cavallo. Bravissima, basta. Che fanno solo gli uomini dopo che si sono buttati giù una damigiana del grechello del tufo. No, guardi, che non credo. Cos'è quello che si accende? Questo è il salvagarriera dei fratelli Beghelli. Ma in che senso? Cioè? Ah, è un allarme? Cos'è? Non l'ho mai sentito. È che appena mi esce il flusso, questo mi blocca. Ah! Ha visto che ha suonato? Eh sì, in quel caso ha suonato, esatto. Questo è un marchingegno italiano di un certo livello, che un povero, per fortuna sua, non può permetterselo. Cosa c'entra? Perché magari mangia meglio del ricco, perché c'è il povero che è difficoltà, che c'ha la cognata, no? Perché io c'ho la cognata. Ecco, vabbè, fa il presidente del consiglio. Sto pisciando fuori dal vaso. Ecco, me dovevo fermare prima. Certo. Ha visto? Sì, ma perché non si ferma prima? Perché la colpa non è mia. E di chi è? È una cosa di famiglia. Cioè? È un problema che risale al 1971. Non capisco. Io sono nato nel 72. E quindi? E non è colpa mia, se doveva fermare prima mio padre. No, e come? Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band. Vannacci. Vannacci torna al comando, non l'hanno reintegrato al comando militare, è tornato al comando della classifica dei libri più venduti in Italia. Solo la settimana scorsa ha venduto 14.000 copie. Se va avanti così, il suo diventa il libro più venduto del 2023. D'altra parte, quello che racconta gli italiani piace. Gli italiani piace, sta diventando un best seller come Il Signore degli Anelli. Certo, ci sono delle differenze. Uno è un libro fantasy che parla di un mondo arcaico che esiste solo nell'immaginazione del suo autore, e l'altro è Il Signore degli Anelli. Però è chiaro che questo è il suo momento. Vannacci capitalizza il consenso, la Lega lo corteggia per le europee. Io li capisco, quelli della Lega, che dove lo trovano un altro che la pensa come loro, ma che è anche in grado di scrivere un libro. (Ride)
È dai tempi di Pasolini che rosicano, no? Per trovare un intellettuale da sbandierare. No, scusate, ho sbagliato esempio. Pasolini non era normale. Cosa fa? No, cosa perché fa? Lui è sudato, è sempre sudato. Aspetta. Scusi. Eccolo lì. Un po' sudato, ma va bene. Allora, buonasera, Vannacci. Un'asciugata, no. Vede, vabbè. Io non accetto, sì, che mi si dica che sono un omofobo, okay, un malato psichiatrico. No, vabbè, e poi lo voglio dimostrare con il test psicologico proiettivo, cioè? Detto anche il test di Rorschach, che indaga sul disagio affettivo della personalità. Sì, vabbè, ma non guardi, è il sono caso. 10 le immagini. Sì, le sì. Faccio vedere la prima. Ah, la vuole fare proprio qua. Va bene, cosa... Ecco. Sì. Le cosa minoranze in questa figura ci vedono, sì, banalmente un pipistrello, sì, sì, una farfalla, certo, o una falena. Esatto, sì. Anato, io, sì, che appartengo alla normalità, sì, è tutto da ci vedo due minoranze pederaste, ecco, vede, no, che si intrufolano nelle rispettive cavità, no, lasci stare, stesi lasci... su un letto rosa, lo vede il letto, no, rosa? No, solo lei vede. Con dietro appeso il quadro della Murgia? Ma non si vede, e tra l'altro no, è anche evidente che uno dei due ha i calzini gialli. No, guardi che... Credo che nessuno li stia vedendo. Questo è quello gialli che vede una persona normale. No, no. Come no, me. Vede due cosa? Sodomocchi. Eh? Cosa sono i sodomocchi? Il sodomocchio generale? È un neologismo da me coniato che fonde insieme sodomita e finocchio. Ma non ci perché interessa. Abbiamo. Sì. Perché dobbiamo usare la parola straniera gay quando, vabbè, la lingua italiana ci offre un ventaglio di alternative. Sì, vabbè, quelle sono le pederasta, cose... sì, sì, invertito, sì, quelli sono... sodomita, sì, va bene, finocchio, frocio, sì, ricchione, va bene, buliccio, oh, mamma, femminiello, sì, sì, bardassa, caghineri, sì, sì, cupio, sì, sì, bugerone, basta, checca, omofilo, ah, sì, uranista, culattone. Sì. Ecco, lei li ha scritti sul libro, no? Vede, queste frasi. Io ho creato... sodomocchio. Ma perché? Non ci interessa. Basta. Ma le possibilità, vede, sono infinite. Ma non ci interessa. Basta. Pederupio. Cos'è? Cos'è pederupio? Da pederasta e cupio. No, vabbè, ma guardi, non ci serve. Invercaghi. Ma cos... Da ma... invertito e caghineri. Generale, guardi, senti. Cupiocio. Ma basta. Da cupio e frocio. Sì, grazie. Culaione. E basta. Da culattone e ricchione. Guardi che... Bugellico. Ma... Bugeliccio. Da bugerone e buliccio. Guardi, va bene. Lei, guarda, ha già pubblicato sul libro tutte queste parole, ma l'importante è non definirli anormali, sono, no? Ma se non siete, niente, degli esperti, sì, intrecciatori di idiomi, ma di, certo, neologismi, eh, per minoranze pervertite, no, possiamo limitarci, no, anche alla minoranza delle minoranze. Cioè? Uranista. Uranista, c'è anche e cito nell'elenco il vocabolario. Sì, ma perché? Indica omosessualità, sì, maschile, passiva. Ma non ci aiuta. Quelli che possono solo prenderlo. Va bene, vabbè, sì, bastava. Uranista. Sì. Dal nome del dio Urano. Urano, sì, è una leggenda. Che avrebbe acquisito questo comportamento, sì, 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 dopo, sì, che fu mutilato dei genitali. Sì, ma è una leggenda. Non, o come dice Bersani, coglioni. Ecco, però no, no, non dica coglioni. Ma non è un insulto. Come no? Bersani mi ha dato del coglione. Sì, ma... Ma io non mi sono offeso. Perché? In quanto il coglione, rifletta, non, sì, è altro che il custode degli spermatozoi. Sì, però è una parola... Quindi serbatoio di vita. No, colui, sì, che crea la vita. Ma il testicolo... In poche, vabbè, parole, sì, un dio. Ergo... Sì. Se Bersani mi dà del coglione, stia buono, mi dà del dio. No. Il dio dei coglioni. No. Io non lo so se quest'anno in Italia deve, non lo so, sono tutti paracadutisti, deve essere l'anno dei paracadutisti. Come nel calendario cinese c'è l'anno del topo, c'è quello della scimmia, qui abbiamo quello dei parà. Perché non fai in tempo a scansarne uno, cazzo, che dal cielo te ne arriva subito in testa un altro. Dunque, lui è Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni, o meglio, il Vin Diesel della politica italiana. Anche lui è un ex folgore, un altro folgorato praticamente. Ecco, a me lui però fa paura. Peggio di quello di prima, molto. Infatti credo che parà derivi da paranoia, non da paracadute. Per me sono due paranoisti. Però Bandecchi, sarebbe riduttivo chiamarlo solo ex parà, lui è, va bene, appunto, sindaco di Terni, ex presidente della Ternana Calcio, fondatore dell'Università Telematica Niccolò Cusano, proprietario di radio e televisioni, ma soprattutto futuro presidente del Consiglio. Bandecchi, dalle risse sfiorate ai vigilanti e privati, il sindaco di Terni, voglio Palazzo Chigi.
che sembra una minaccia, no? Cioè, no, perché Bandecchi, a parte le aspirazioni ambiziose, è diventato famoso proprio per il suo carattere mite. Cioè, qui lo vedete, no? Qui è quando i vigili urbani lo portano via di peso dall'aula del comune perché voleva sbriciolare a morsi un consigliere di minoranza. Qui invece è in un momento di relax, mentre lo portano via di peso dallo stadio perché sputava i tifosi della Ternana. Bandecchi, ragazzi, deve girare sempre con quattro traslocatori intorno per portarlo via. Io ce lo vedo uno così a Palazzo Chigi, magari dentro una gabbia, però ce lo vedo sedato. Te lo immagini l'incontro con Mattarella? No. L'incontro con Mattarella, no? Se l'incarico te lo do, ma non mi sputare, ti prego, non mi... No, perché... No, ma Bandecchi... Bandecchi, in questo periodo lo invitano in TV tantissimo, va ovunque, no? L'altra sera era da Formigli insieme a Marianna Aprile ed è riuscito a ricreare il solito clima disteso. Fammi vedere il titolo. Aprile, Bandecchi, se la contraddico mi picchia? No. Ora io mi chiedo, hanno scoperto che il Covid in Val Seriana è stata colpa dei geni dell'uomo di Neanderthal. Ecco. Ma non è che in questo paese i geni di Neanderthal sono un po' dappertutto? Non lo dico, cioè, secondo me l'uomo di Neanderthal 70.000 anni fa un giro a Terni se l'è fatto. Comunque, lui insieme ad Alfano, Bandecchi, ha fondato 6 anni fa un partito di centrodestra, Alternativa Popolare. Ha detto che il prossimo anno lo iscriverà sia alle elezioni europee che al campionato mondiale di kickboxing. In ogni caso... Anche se ora il suo partito non gode di grandi consensi, non sottovalutatelo, monitoriamolo. Perché anche la Meloni 10 anni fa era all'1,9% e poi guarda com'è andata. Mettici anche che questo qua mena pure. No, non so, capisci? Cioè... Sto aspettando il nome e cognome del simpatico signore che si è pulito le scarpe nella fontana. Come minimo gli sequestriamo le scarpe e gli diamo fuoco. Poi non lo so se la legge ci autorizza a dargli anche 2 schiaffi in faccia. Io personalmente, se potessi agire come uomo normale, gli ci spaccherei proprio la testa nella fontana. Il presupposto è l'obbedienza. Se non hai capito cosa vuol dire obbedienza, non potrai fare un cazzo nella vita. Ma meglio non trovare le panchine che trovare le pisciate o cacate. La televisione e la radio sono le mie 2 punti di forza, come una pistola. Io non la devo usare per forza, però tu sappi che io ce l'ho. E te la posso sparare addosso, fine, non mi frega che cazzo lo faccio. Voglio far paura agli altri. Cioè, queste cose mi devono servire per dire, caro ministro, io non chiedo un cazzo, però non mi tratti di merda perché posso diventare stronzo. Io non ho 85 anni, ho 86. Ne ho solo 62 per ora. E come lei può vedere, mi riprenda bene, sto ancora abbastanza in forma. Io sto paragonando al trattamento che la Guardia di Finanza con atteggiamenti di merda spesso ha, sì, alla Gestapo. La Guardia di Finanza non deve rompere i coglioni. Quando il pubblico ministero lavora per tutti e due, allora dovrebbe vedere le carte di tutte e due, no? E non rispondere che se noi gli diciamo che si stanno sbagliando manco le guarda le nostre carte, perché la finanza ha fatto un'ottima indagine. Sto cazzo! Lei lo sa quanto è il mio stipendio? 4 milioni di euro l'anno. Quindi questo. Sa quanto pago di tasse? 2 milioni. Il prossimo che urlerà con me e che parlerà quando deve stare zitto si farà del male, perché la democrazia va avanti a tutto. Il termine stesso reazione prevede un'azione. Se lei mi offende, io posso difendermi. Per tornare a serio, ma come c'è un po' da dire, però le porto via tutti i denti dalla bocca a lei. Buonasera Bandecchi. Buonasera a lei. L'abbiamo visto, lei ha aggredito un consigliere comunale in pratica. Beh, in quel gesto sì. Non ci vedo un'aggressione. Beh, è andato contro io, di lui. Io personalmente, sì. Se avessi potuto agire da uomo normale che ha fatto il paracadutista, lei l'ha fatto, una volta fatti saltare i denti, no, gli avrei anche disarticolato le scapole, ecco, però... e bruschettato il suo cazzo di fegatino. No. Azione sì. E reazione. No, però non si fa. Lei se tu sindaco... mi fai trovare la panchina pisciata o cacata, sì, ma... con una testata ti faccio rientrare la mandibola nella nuca. Ecco, però questa perché violenza... sono
perché sono per l'ubbidienza. Sì, ma non è questo. Se non ubbidisci, sì, non comprerai mai un cazzo nella vita. Però tutte cose che puoi imparare nella mia università. È vero, è vero. Ho fatto un'università e non mi devi cagare il cazzo se faccio un'università. No, ma infatti lei ha fondato l'Università Telematica Niccolò Cusano, giusto? Dove c'è la facoltà di non rispondere a quella facoltà. Cazzo di Gestapo, che è la finanza, che mi viene a sequestrare 21 milioni. Sì. Ma vaffanculo. Io ho 85 anni. Sì. No, 85 anni, mi sono sbagliato. Non ho 85 anni. Se mi vuoi prendere per il culo ho perso un mi hai rotto il cazzo. Ne ho 62. Inquadrami, ne ho 62. Sto parecchio bene. Sì, ho capito. Allora, lo vedi questo microfono? Il microfono lo va vedi? Bene, sì. Va a fare il culo. No, non può piegarlo. Lo vedi? È fortissimo. Lo vedi? Ma cosa cazzo, ha fatto? Io guadagno 4 milioni all'anno, di tasse ne pago 2 milione vai a fare in culo, lo spendo in microfono. No, però stia va bene, sono cazzi miei come li spendo i soldi. Ma va bene, ma... Io ho fatto il paracadutista e come non ho mai aperto un paracadute. Come no? Testa di cazzo, mi sono sempre fermato aggrappandomi ai rami. Inquadrami. Addirittura. Io sono sveglio, intelligente, cattivo. Cattivo anche. E tu finanziano. Mi devi rompere i coglioni. Ma si è fatto un accertamento. Se no finisci come questa piantana. Pure la vedi questa piantana, porca puttana. Lei è pazzo, scusi. Questa piantana vai a fare in culo. No, ma lei è l'hai vista? Ma come? 100.000 euro di piantana all'anno. Pure. Non me li posso permettere. No, perché guadagno 4 milioni di euro detto, e c'è pure le televisioni e le radio. È vero, anche delle radio. Che sono i miei punti di forza, è come una pistola. Cosa? In che senso? Ma non la devo usare per forza. Sì. Ma tu sappi che io ce l'ho. Alla radio. E te la posso sparare addosso. Caro ministro, io non ti chiedo niente. Sì. Ma sappi che se mi tratti di merda, io divento stronzo. Guardi, azione e reazione. È la democrazia. Ma non è la democrazia. Lo insegno anche all'università. Cose? Alla facoltà di scienze della comunicazione a Capocciata. Perché democrazia. C'è una facoltà. Ma non è democrazia. Ti dico di sì. Non è quella, non è non democrazia. Non mi interrompere, ti ho detto però di sì. No, guardi che no, non è. Prova a dire un'altra volta no e ti faccio fare la sfida di questa cazzo di sedia. No, stia calmo, ma hai rotto il cazzo. Ma lei è pazzo. 50.000 euro di sedia. Io guadagno 4 milioni, due li pago di tasse. Sì. Quant'era che spendevo i microfoni? Non lo so, un milione. Sì. Più 100.000 di piantane, 50.000 di sedie. Vabbè, 1.150.000, inquadrami. Sì, sì, va bene. Perché io sono sveglio e non voglio vedere le panchine pisciate o cacate. Abbiamo capito. E ora mi sono rotto il cazzo e me ne vado. Ma perché? Perché sono cazzi miei. Ma non lo voglio, non lo certo voglio dire vengo a te. Cosa questa dicendo? È la democrazia. Non è faccio democrazia. Il cazzo che voglio, no. Anche nella composizione delle frasi, nessuno mi deve rompere i coglioni. Ma che discorso è? Come il discorso che farò alle Camere. Quando? Fra 2 anni. No. Quando diventerò Presidente del Consiglio. No, speriamo. E allora sì che spariranno le panchine pisciate e cacate. Andrea Zalone. Silvano. Ti dico una cosa che... Vi dico una cosa che è controtendenza, a me i tatuaggi fanno schifo, va bene, ma no. A volte non riesci ad avere un centimetro quadro di epidermite libera, un'immagine di sporcizia e zozzeria, non vi tatuate, fatemi la cortesia, papà. Siate eleganti, siate sobri, coltivate la bellezza, non queste zozzerie. Continuano ad arrivarci e le stiamo raccogliendo testimonianze sulla vergogna costituita dai test per essere ammessi alla facoltà di medicina. Cittadino salernitano, scrivo da Salerno, padre di 3 figli, chi prima, chi dopo, tutti impegnati nei test d'ingresso alla facoltà di medicina. Il test che mi segnala questo nostro concittadino è il seguente. Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre? Sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare. La risposta esatta era che l'unica parola che non ha nulla in comune con le altre 4 è il verbo provare. E perché? Perché provare è l'unica parola che non contiene il nome di una città,
che vi possano ammazzare. Voi che avete prodotto questo quiz. La selezione la fanno in Bulgaria dopo un anno. Tu devi presentare il piano di studi, lo concordi, lo approvi. Dopo un anno, se non hai fatto gli esami, te ne vai a casa. Anthropos microscosmos, l'uomo è un piccolo mondo. Pelopso tantaleios espisammo non toaisi nippoi soino mauca mecore, era l'ifigenia in aulide, dopo mezzo secolo, ma ricordo, ma ossessionato questo qua. Questo è Epitteto, filosofo greco, tiseinai teleis, sauto proton neipe, ei tutos poiei apoieis. Oti, Izigaria! Nasoupo otis pires decapente chila kai ora me cherata. Buonasera, cosa ha detto? Cosa ha detto, scusi? Non ho capito. Greco, quelli non... di Torino come fanno a capire? Lasci stare adesso. Ho detto che l'ideatore di questa ignominia dei test di medicina possa salire su una bilancia parlante, la quale gli dice che ha aumentato di 15 kg, ma tutte di corna. No, vabbè, adesso stia calmo. Va bene, abbiamo capito. Continua. Continua la sua campagna per l'abolizione dei test in medicina, però cerchiamo di fare un ragionamento un po' più pacato. Parlo il greco con lega di Torino. Cosa c'entra? Per lei proci. No. L'ha capito questo? L'ho capito, sì. È Ulisse quando prende il coso sì, e tira. Penelope! Sono di Torino, ma alla sola. Sì. Perché a me quando mi indigno mi esce l'idioma di Achille che infiniti addusse lutti agli Achei. Vabbè, oggi vogliamo alto. Perché come ha visto io il greco lo domino al punto che ho corretto anche i testi di Platone. No. Perché bravo era bravo, per carità, però in grammatica, ignorantello. Vabbè. Le ricordo che era un filosofo, Platone. Naturalmente, ripiegato in filosofia. Ma cosa dice? Perché non aveva superato il test di medicina. Ah, senta, adesso però basta, abbiamo capito. Parliamone seriamente, perché insomma l'iniziativa... Io ricevo centinaia di missive, le vede qua? Sì, lo immagino. Lo vede, tutte le famiglie che riguardano i test, mi scrivono disperate. Sì. Guardi qua, tutte queste lettere le ho trovate nel tergicristallo della macchina. Gliele lasciano come le multe, addirittura. Però è la mia rubrica, la posta del cuore. Laddove il cuore è naturalmente quello del creatore dei test, che gli fuoriesca dalla cassa toracica, cadendogli a terra come la Waller poveri ragazzi quando vedono i quiz. Questo non è tutto, vabbè! Non è tutto, vabbè! E torniamo a questo idioma, non è tutto, vabbè, però basta adesso, no? Questa, parliamo per esempio, dov'è? Ma non ci interessa adesso. Io ho una lettera di un figlio, sì. Io ho la lettera di un figlio. Sarà la madre. È dovuto andare a fare medicina in Bulgaria. E vabbè, Bulgaria, capite, sì. Che come noto non è Oxford. Vabbè, comunque ha le sue università. Anche se come capitale ha la meravigliosa Loren. No, la prego, no. No, Sofì. Non l'ha capito. Sì, ho capito, volevo non suggerirla perché la spieghi. Ma lei non capisce che è di Torino. Ma lasci stare sta cosa di Torino. Ma lei lo sa, Sofia, come avviene la selezione degli studenti di medicina in Bulgaria? Beh, immagino. Intanto li fanno entrare tutti, 1000, 2000, 10.000. Poi un anno dopo li mettono davanti all'allegro chirurgo. No. E se uno fa... No. Fa accendere il naso rosso e va a casa. No, ma dopo un anno. Sono più liberi, diciamo. C'è il piano di studi, insomma, questo non c'è l'allegro chirurgo, dai, su. Però possiamo parlare seriamente... In Croazia. Vabbè, non ne parliamo. Dico in Croazia. Sì. Ti vengono a suonare al citofono la domenica dicendo siamo i testimoni di medicina. Ma non è vero. Perché deve sempre esagerare, non esageri. Ma lei è di Torino, lei non sa. Ma la vuole smettere, guardi. Ma cari! Oh, mamma mia. Nagnori seis! Topsari! Cantilù! Oh là là. Questo cosa voleva dire? Lo dicevo al geniale inventore dei test. Sì. Che tu possa incontrare sul tuo cammino il pesciolino Candilù. Immagino non detto sia anche pesce stuzzicadenti.
Perché? Detto anche da noi dotti. Sì, voi dotti. Vendeglia cirrosa. Cioè? Il pesciolino candilù vive nel Rio delle Amazzoni ed è uso infilarsi nell'uretera del bagnante che si trova in quelle acque. No. Ed è a ciò che auguro capiti a te, cara eccelsa mente. E una volta ricoverato all'ospedale di Manaus, solo perché ha inventato alla il test. Porta ci trovi uno che il test d'ingresso lo fa a te ed è il seguente. Ma lasci, l'abbiamo capito. Ah, no, lo fa spingiamo che... il candilù nella sacca scrotale in modo tale che la medesima diventi tipo acquario di Fazio. La prego. Ma abbiamo capito, non può fare tutta sta pantomima. Abbiamo la B e la C. Eh sì, sono tre, quindi. Ho solo detto l'A. Abbiamo solo fatto l'A, chissà quali sono la B e la C. B. No, lo dico io. Ho capito, cercavo di portare avanti il discorso. B. Tagliamo di netto e diamo tutto al gatto? No, io l'avrei saltato. Questa era la B. Infatti l'avrei saltato. Se volete fare un applauso alla B, fate l'applauso alla B. Però, visto che il concetto è chiaro, no? Non è che serva proprio... Vabbè. C. Viste le dimensioni minime del tuo apparato genitale, salviamo il pesciolino da soffocamento certo. Va bene. Puoz sculaghi da vivo! Allora, basta con sto greco. No, questo è napoletano. Ah, scusi. Per l'esattezza, quello parlato dal vomero. Sì. Perché dopo il semaforo, sì. Se lei va a angolo via Cucchiara, sì, ma dopo il semaforo, sì, dopo. Cambia tutto. Il dialetto. Sì. Cambia tutto. Diventa Puoz sculaghi da morto! No, vabbè. Ma secondo lei... Sì. Ma dipende, cioè io noi usiamo quella di prima, ma invece se girerà, ma dipende che semaforo prende. Ma l'ho capito, però non era il caso di sfogarsi. Ma secondo lei, che trattamento merita una che concepisce domande del tipo? Sì, ce l'ho detto. Nel polpo alla Luciana, sì. Il candidato indichi età, altezza, cognome e residenza di Luciana. Allora, questa non è vera, no? Questa è evidente che lei adesso sta facendo, è finta, e vai, su. No, io gliene leggo un'altra. La ne legga un'altra, sì, un'altra però vera magari. Caro Presidente, sono il padre di 10 figli, tutti bocciati ai test di medicina. 10 figli, tutti bocciati, sì. Pure il piccirillo di 2 anni e mezzo. Ci stiamo commuovendo tutti, è veramente strappalacrime questa mail. Tutti? Sì. Tutti caduti davanti alla domanda. Trovare la relazione fra le seguenti parole. Sì, sentiamo. Casa. Chiusa. Appuntamento. Tolleranza. Ma dai. Vabbè, ma questa però era facile. Cioè? È il mestiere della mamma dell'ideatore dei test. Era autobiografico. Allora, sta inventando tutte. Allora, io veramente... Si è finito, no? Perché adesso non è il caso di inventarle. Si è finito. Cosa ha detto? Che finito? No, dico, abbiamo ma capito. Ma che il finito mai? Era per la mia è una battaglia strenua e continua. Ma bravo. In favore dei ragazzi che per colpa dei test poi perdono la testa. Sì. Ed entrano nel tunnel del tatuaggio. Ah, ci mancava la crociata. Anne Case, Melanis, Tosoma, Sou, Eisai, Sou Pia. Mi arrendo, cosa vuol dire? Traduco. Sì, traduca. Se Dio avesse voluto per voi inchiostro nel corpo, vi avrebbe fatto seppie. No, vabbè, questa è bella, Poi, per carità, non è il caso di accanirsi, no? Questa è molto bella. Però, lasci stare. Mi lasci parlare ai ragazzi. Parli. Ragazzi, non vi tatuate. Restate liberi. Ma non è una schiavitù. Che poi quella diventa una dipendenza. Ma no. Che poi vi porta le droghe leggere. Adesso sì. Che poi vi porta le droghe pesanti. Ed è lì che poi inevitabilmente diventerete ideatori di test di medicina. Andrea Zola! Pier Giorgio Caria mi ha appena mandato un video di Juanito Juan che adesso vi mostro, perché lui è riuscito a documentare il momento in cui si ritrova questa piccola sfera. Tante sfere sono state viste nel cielo che mettevano colori, però lui se la trova in casa e lui la tocca. Ecco il video.
Te puedo tocar. Te puedo tocar. Questo è un documento straordinario. Mi hanno regalato lì a Torino questo libro, ok? Odissea, no, consigli dagli amici. Hanno fatto lì in Finlandia quella serie TV con Little Steven, Steve Zandt. Come si chiamava quel posto dove hanno fatto le Olimpiadi invernali? Lillehammer, roba del genere. Fammi vedere, Little Steven. Lillehammer. Lillehammer. In Norvegia, hai ragione, Norvegia. Sai, per noi Norvegia, Svezia, Finlandia sono tutti... No, Finlandia ci sono passato sopra, sai perché ci sono passato sopra? Perché c'era un vulcano che eruttava e che faceva tanto fumo, di modo che per andare a New York bisognava passare, bypassare e vedevo il vulcano sotto. Era Islanda. Cazzo, non ne azzecco una stasera. Mi sembra di averlo intervistato, forse è stato Cotugno. In realtà gli ho fatto 5 interviste e non me le ricordavo. Non mi ricordavo che ho intervistato anche il principe di Monte Carlo, il principe Ranieri. Ero io che intervistavo Stevie Wonder, ma non mi ricordavo. Ragazzi, sono stanchissimo. UFO are coming from Earth, no? UFO are coming into Earth, non from Earth. Cioè gli UFO stanno arrivando dalla Terra, no? Vengono nella Terra. O forse, se sono nella Terra cava, vengono suoni. Cioè dipende dove sono gli UFO. Ce ne sono anche nella terra cava, ci sono anche di quelli che vedi che vanno, si immergono, ci sono di quelli che vanno dentro al vulcano, ad esempio. Vabbè. Dovrebbe essere disponibile l'intervista integrale che ho fatto con l'abate Vissarione Calogeridis, è un abate che vive in un eremo in Grecia, ha avuto esperienze di premorte, ha fatto la scuola di Padre Amort, è un esorcista, mi ha fatto vedere la spada con cui scaccia il maligno. Il diavolo inveiva contro di lui e diceva: ah, non posso venire nel tuo monastero, non posso entrare perché davanti c'è quella puttana. Ah, la la dan, 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 dan. Ci fa vedere chi qualcosa. È lui? Chi lo sa? Fa paura, no? Un po' sì. Lui è l'abate Vissarione, è un visionario, uno che vede. Ah. Oh ragazzi, è un esorcista. Ah, esistono ancora. Ah. Qui in questa foto qua aveva appena tirato fuori il diavolo da un commercialista di Forlì. Se notate, questo è incredibile. Quello è un esorcista. Come mai aveva tirato? Lo vedete che aveva la spada? Sì. Perché lui l'aveva tirato proprio fuori con la spada il diavolo. Ah, si tira fuori. Questo commercialista l'ha buttato dentro e si è tirato fuori. Il diavolo. Ma la spada, se la guardate, come nel film Constantine, che Keanu Reeves. Sì. Fa l'esorcista, sì. No, ma l'ha copiata da Vissarione. Ma non credo che Keanu Reeves abbia copiato da Vissarione. Quando il diavolo è uscito dal commercialista, sta ha cosa detto: cazzo, Vissarione, l'ha riconosciuto. Ma questa spada ti ha copiato Keanu Reeves, cioè il diavolo, ha capito? Certo, diavolo, uscendo da un commercialista, è normale. Cazzo, certo. Lo ha visto così, sorpreso, Vissarione, e gli ha detto: cazzo, che forte che sei, diavolo. Non pensavo fossi così. Ti viene a fare una pizza con noi, stavo mandando. Il diavolo fa. Ma non ci va, buono andiamo. Ma non credo che il diavolo parla così. Allora, siamo andati eravamo io il commercialista, Vissarione, e il diavolo. Siamo andati alla pizzeria Uvesuvio. Bellissima comitiva, Che è proprio lì vicino a Forlì, dove aveva tolto il diavolo del commercialista. Va bene. Saliamo sulla panda di Vissarione. C'era il diavolo, stava così perché aveva le corna che toccavano sul tettuccio e faceva: no, stai calmo. Allora, il commercialista. Credere. Sì. Dunque, il commercialista, sì, quando aveva il diavolo dentro. Ah, perché ce l'aveva, Ne ha fatte di cotte, di crude. Un commercialista con il diavolo dentro. Cosa faceva? C'era mangiato 20 merendine. Vabbè, non è grave. Aveva fatto una grigliata di carne. Non tra è le, così terribile. Tra le crude. Aveva scaricato anche dalle tasche il commercialista un pick up per andare a pescare. E quindi? Che lui l'aveva intestata l'azienda. Ah, come fanno i commercialisti? L'aveva fatto passare per un furgone porta fascicole, sì, perché i commercialisti commercialista fanno, sì. Dice, sì. Ma lui, comunque, siamo saliti sul pick up del commercialista, abbiamo messo il diavolo sul cassone, contento. Ballava un po' perché dietro saltellava, però non gli toccavano le corna. E certo, va bene. Ma arriviamo davanti alla pizzeria. Mamma mia, siamo tutti felici perché c'avevo la fame. Io la mangiavo vegana, perché io la mangio solo col pomodoro. Immagino. Ma cosa è successo in sta pizzeria col diavolo? Andiamo davanti, c'era, sai quel menù con le foto? Sì. Che ti viene un po' il cuore. Infatti, sì. Tutte le foto. E il diavolo, quando ha visto il menù, ha fatto: no!
No, non voglio entrare in quella pizzeria, no! Perché diavolo non vuole entrare nella pizzeria? Dico, allora il commercialista dice, ma perché, scusi diavolo, in quella pizzeria fanno la pizza alla diavola? Ma no, prego, una stupidaggine. Infatti il commercialista dice, ma sì, ma col salame piccante? Niente, è sparito. È sparito col pick up del commercialista. Un aneddoto bellissimo sta raccontando Red Ronnie. Allora, noi abbiamo dovuto fare 8 km a piedi per tornare alla panda di Viscialione. E se no, certo, ha rubato il pick up. Mr. Norfolk Shake, Red, UFOR are coming from Earth. Oh. Ragazzi, chi è questo qua, tra l'altro? Che non from Earth. Arrivano on Earth, ah, non dalla Terra, ma sulla Terra. Sulla Terra, casomai, eventualmente da dentro la Terra. Sì, inside. UFO. UFO, possono arrivare anche da destra, sì, magari da sinistra, non esistono, da nord a sud, che cazzo. Vabbè, già uno che si chiama Forsaken, vuol dire che abbandonato. Forsaken era abbandonato. Mister Nord Forsaken abbandonato da nord. Ma non credo. Che dice tutto. Sean Errant. J'ai trouvé un UFO intérieur des escargots. Ha trovato un UFO dentro le lumache. Ha trovato un UFO nelle lumache. Caro canore andaggio. Ah già, perché si chiama può canore succedere. Sì, certo, dunque, il mio amico di casa scappato, si chiama scappato come il nonno. Vabbè, che anche lui è scappato, sì, ma comunque che, vabbè, perché lui era da piccolo, vabbè, era scappato e l'aveva detto, ma cosa vuoi? Una volta sì, cosa ha fatto questo suo amico? Ha trovato un UFO nell'humus di Zizi. Ma non è possibile. Ormai sono ovunque, sì, non rispettano mai la precedenza, arrivano da sinistra, non gli frega un cazzo, tanto nessuno gli dà la multa, sono di Urano. Ma chi? Quando però tu vai su a Urano, e chi ci va? Una settimana fa sono andato su a Urano. Cosa? Ho parcheggiato in doppia fila, dopo due giorni mi è arrivata la multa. Ma cosa sta dicendo? Che se non paghi la multa su Urano, poi non ci va più. Ah, è Urano? Ti fermano e non ti fanno entrare. Ma come ha fatto ad andare su Urano? Bellinzona, Urano? Appunto. Sì, fai la comochiascia e c'è Urano. Ma che Urano? Ma cazzo! Lugano. Ma tutto sto aneddoto no, poi Lugano, Lugano, scusate ragazzi, Lugano, sto 6-7 ore al computer tutti i giorni. Certo, cioè, stanco, un po' stanco. Parlavo degli alieni del Canton Ticino, che, certo, che confina con l'Islanda. Non credo. Pensa all'Islanda dove c'è non il credo vulcano che fa il fumo, che una volta da Trapani, sì, che doveva andare a Roma, questo sì, Fuscarsi in Islanda, sì, c'era il fumo, non mi hanno fatto andare, mi hanno fatto passare da Portogallo, Catania! Scusate, era Catania, stavo pensando a Josué Leopardi. Chi è? Giosuè, Giacomo, no, scusate, Leopardi, vabbè. Gioacchino Manzoni, Giovanni Manzoni, no. Edgar Allan Volo. Dai, com'è il cazzo? Molto stanco. Ce l'ho. No, aspetta, cos'è? te lo dico. Che ha scritto quello che ha scritto Tofu e Gatti. Come si chiama? È? Omero, che ha scritto Tofu, no, e Gatti. No, Omero ha scritto L'Odissea. No, ha scritto. No, era L'Odissea. Essere Chekhov. No, o non no. Essere Chekhov. No, era Chekhov, no, ma non Chekhov. No. Vabbè, c'avevo un libro. Vabbè, non importa, scritto. Si sta incartando. Sì, comunque, io ragazzi, però sto sminchiando. Sono 6 ore che sono tutti al computer. Infatti, 6 ore. Non è facile spiegarvi come funziona, come si chiama. Cosa? Non importa se è piatto, se è quadrato. Uno dice, ma no, questo qui. Ragazzi, guardatevi Kubrick. Chi? C'è il suo capolavoro che ha fatto lui. Chi è? Vacanze di Natale, no, Shea. No. È un no, capolavoro, no, che loro vanno tutti a cortina. Fanno, oh, ma dove? Scusate, Eyes Wide Eyes. Ma che sono i potenti che facevano, sì, i festini. Sì. Come mai i telegiornali non fanno mai vedere le orge dei potenti? Ma perché non serve? Cosa c'è? Dubbi. Tanti dubbi sulla sua salute mentale. Stai zitto. Ci chiede. State zitti, guarda cosa arriva. Stiamo tutti zitti. Guarda cosa arriva qua. Che succede? Cazzarola, la vedete? Che no, cos'è? Oh, ma... Porco cane, sembra una lampada questa. Infatti mi sa che è una... Ma non è una lampada. Ma sì, è un UFO di Lugano. Ma è arrivato a casa. Ormai di Red Ronnie. Ormai in casa. Shhh, state zitte, cazzo. Ma te puoi può... toccare? Ma la manovra, dai, su. Va via. Ma sì. Te puoi toccare? Certo, te puoi toccare. Guarda come si avvicina. Cazzo, non te puoi toccare. Ma questa è una pagliata. Cazzo, dove vai? Non si vede la mano, vabbè. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove va? Dove andrà? Aia, porca figlia. Cazzo, avevo detto di prendere quella senza filo. L'autunno è dietro il larice e l'inverno è qui vicino.
motoseghe, no Rolex. Esatto, motoseghe, no Rolex. Buonasera, Corona. Motoseghe. Sì, sì, sì. Messaggio arrivato, grazie. Anzi, grazie. Ma anche la motosega è fighettume. Sì, va bene, buonasera. Beh, insomma, meno iPhone e più zappe. Vabbè, certo, capisco. Più pagliericcio nella stalla. Sì. E meno materasso memory. Vabbè, adesso non è che uno corpo a corpo col bovino. Ma guarda che i letti sono ancora che utili. Ti scalda nel piumone. Sì, va bene. Ma questi giovani non lo capiscono. E beh, perché forse... Perché non li educhiamo più alla sconfitta, alle sofferenze. Sì, non beva solo, grazie. Ecco, sì, come non detto, basta. Mio padre a me a 5 anni mi portava nei campi a fare i solchi per la semina. Ah, che bello. Ma l'aratro ero io. Ah, quindi no, quindi no, quindi non era bello. Però, c'ho ancora la tera sotto le unghie. Addirittura. E quando sputto mi esce l'humus. Per dire, ma infatti, infatti, però se può non bere, io glielo chiedo da un po' di tempo. Grazie. Ma io sono solo un povero capraio afgano. Ma no, ma quella è una battuta. Come dice il profeta Campano. De Luca, ma l'oracolo sta... di Salerno. Sì, sì, sì. Ragionier De Luca. Vabbè, adesso non stia... Il signor dei friarieli. Va bene, va io bene. Io capitone. Per dire alla Matteo Garrone. Va bene, va bene, ma è tu stata... mi chiami capraio troglodita, ma io elargisco filosofia della montagna. Ma infatti lei risponde con le parole. Io sono il crepedolo mitico. Vabbè, so, non beva, guardi, veramente non se lo faccia dire. Ore e ore di charle inutili a carta bianca. Le sue, sì, fa tante. Le mie, per questo che bevo. Ma perché? Ma cosa c'entra carta bianca? Cosa? Ma come, per sopportare tutte le minchiate che dico? Ma vabbè, no, non è vero, fa le sue. E comunque in campagna fanno i blitz. È vero. Mentre a Erto non li fanno i blitz. Vabbè, non sono paragonabili. Perché i giovani di Erto sono diversi. Sì, ma non sono paragonabili. I giovani non hanno grilli per la testa. Ah, o meglio, ce li hanno, ma sono grilli veri. Ah, vabbè. Che li si infilano tra i capelli quando vanno a raccogliere il fieno. Sì, ma infatti non sono tanto. Non indossano le scarpe da 1.000 euro, quelle no, di Erto. A Erto no. Hanno le pedule del nonno. Addirittura, che con bello. Ancora dentro le unghie del nonno. No, che schifo. Ma non è il caso. Ma però lo che... sentono più vicino. Sì, vabbè, però... Altri valori, altro sì, sentimento. Sì, però un po' esagerato. Meno for... TikTok. Quello sì. E più... Spum. Cos'è? Spum? Che è il rumore de... quando fa il tronco, quando cade. Ah, lei dice più natura. Perché nella natura il tronco che cade, la natura, sì. La madre terra, non sì. C'è violenza. Sì. Nella sì, madre terra, anche certo. Quando il platano è caduto in testa al Bepi. No, ma povero. Che da allora l'abbiamo chiamato il corto. Eh no, ma addirittura. Ma no. Non è stato un atto di violenza. No, però fa la male. Violenza è nei film. Quello è vero. Che poi i giovani si condizionano. Guardi, è verissimo, sì, più sì. Ciaspole. Ciaspole. E meno Fast and Furious. Beh certo, in qualche modo è vero che bisogna ritornare. Non beva, non beva, per favore. Che non ne fa che c'han quelle macchine che si schiantano. Sì, e vabbè. In quei film senza poesia. Vabbè, Fast and Furious è così. Invece ma... quando con le ciaspole che vai sulla neve. Bello. Vai sul filo del ghiacciaio. Sì, bisogna stare un po' attento. Poi magari incontri il crepaccio. Ecco, lì bisogna. Che ti manca l'appoggio. E appunto. E allora scivoli giù. Che è brutto. E ti brasi il culo per 30 metri. Cosa che bisognerebbe evitare, no? E lì in fondo al crepaccio. Cosa? Che capisci che il Rolex te lo sbatti al cazzo. Sì, ma non si deve arrivare al crepaccio. E ti rendi conto del valore della piccosa. Sì, questo appressi la bellezza del rampone che ti riporta la luce. Sì, sì, magari ci sono anche altri modi per realizzare tutte queste... Ma dobbiamo rieducare i giovani al questo... valore del crepaccio. Ma senza crepaccio non beva. Basta. Poi dopo che hanno fatto le medie i ragazzi, sì. Vanno portati sul Monte Rosa e buttati giù in un crepaccio. No, no. Muniti di piccozze e ramponi. Ma che ragione? Chi riesce a tornare su dal crepaccio fa il liceo. Ma che sistema educativo è? Non è un sistema educativo. Ma se non fai così poi vengono su. Sì. Vengono su che ammazzano le caprette in gruppo. Ma quello è vero, va condannato. Che a me le caprette hanno insegnato a giocare a scacchi. Le caprette? Sì, perché i miei lavoravano, io stavo con gli animali. Ah, pensa col corvo imperiale, mi confidavo. Col corvo? Beh, sì, delle storie che avevo con le ragazze. No, non infanzia. Il catechismo l'ho fatto coi ghiri. Coi ghiri, ecco. E poi la sera a bere. Giocavo al gioco della bottiglia con le volpi. Sì, ecco, magari un po' più di socialità. Altro che city porno. Ah beh, dove prevale la violenza sulle donne. Questo è verissimo. Io mi eccitavo con la rivista Confidenze. Confidenze? Sta sbloccando un ricordo a tanti. Confidenze, dove l'ha tirata fuori? Vabbè, non beva. La prego. Posi quel bicchiere.
Confidenze, va bene. Ai miei tempi c'era il romanticismo. Quello sì, questo sì. Conoscevi una ragazza d'inverno. Sì. Tu la conoscevi e poi andavi lì. Sì. E insieme andavate a rompere il ghiaccio nel fiume. Il ghiaccio? Proprio col gomito. Ah, non come modo di dire, proprio col gomito. E prendevi il pesce insieme. Frescare lì la trotta e ti guardavi negli occhi. Con la ragazza. E poi facevi l'amore, un po' interessito. Perché era meno credo sul ghiaccio con le trotte. E eri tutto violaceo, però sei certo. Felice. Invece oggi è tutto subito. I giovani non hanno il senso dell'attesa. È vero. Una volta una ragazza la guardavi. Sì. E poi aspettavi perché passava l'inverno. Ah, i tempi arrivava la primavera, l'estate. Beh, anche meno. E la rivedevi a settembre sul pullman. Sul pullman. E sorridevi, la salutavi. Sì. Col braccio destro, muscoloso. Sì. Perché tutto l'anno nel frattempo gli avevi dato giù di zaganello. No, era così poetico fin qua, no. Ma no. Era bellissima, l'attesa non beva, solo non beva, la prego. Ecco, bravo, posi il bicchiere, lo appoggi lì. Ti dava la forza. Sì. Ti dava una forza incredibile. Sì. Per zappare. Sì, sì. Era tutto funzionale al ciclo della vita. Quello sì, certo. Con i suoi tempi giusti. Sì. Oggi è tutto veloce, tutto mediatico. È molto cambiata. Brad Pitt, per esempio, è venuto a Misurina, ci hanno fatti una foto. E i giornali tutti a chiamarmi per intervistarmi. Beh, sarà contento. Però no? Nessuno mi ha mai filato quando ho fatto partorire la giumenta a mani nude. Beh, non è che sia una notizione. Un gesto d'amore, di generosità. Sì, certo. Tenuto conto poi che non ero neanche il padre del puledro. No. Almeno così credo. No, come credo, smetta di bere. Smetta di dire che le vengono fuori ste frasi assurde. Era andato bene fino a un certo punto. I media si attivano solo quando c'è qualcosa di male. Ma no, non sempre. Adesso che vanno tutti contro Messner. Ma sì, hanno voluto togliere. Che non avrebbe fatto il record degli 8.000. Ma poi si è risolta. Reino. Sta parlando a Messner. Da retta a me. Sì. Che si fottono tutti. Sì, ma guarda. Le vette si conquistano per passione. Ecco. Per una sfida con noi stessi, non questo, per il record. Questo è vero, eh. Io negli anni ho bevuto tutti i vitigni del Trentino. No, sto qui a farmi registrare i record, è la mia passione. Ma non fa bene. Comunque finisco sto fiasco, se no mi tolgono il primato come a me. Visto considerato che il Veneto perde Bob, Skeleton e Slittino, gli resta lo sci, la discesa femminile e curling, e penso sia assolutamente da riequilibrare la presenza delle Olimpiadi in Veneto. Vi ricordo che il Bob è elemento centrale del dossier di Cortina ed è esattamente l'elemento che ci ha permesso di avere le Olimpiadi a Losanna. Dopodiché, se qualcuno ha cambiato idea, ne prendo atto. Anche in termini di fondi. When you answer, can you look towards here so the camera is on? Why? Di guardare là. No, questo l'ho capito, ma perché? Okay. Così non è solamente se non giro, ma abbiamo una. Ho capito, ma è innaturale guardare una camera dove. Però se mettiti qua, no? Mettiti qua. Fa quello che te vuoi. Non capire se ci sono. Cioè, è innaturale fare quello che dici. Yes, when she asks me. It's normal, it's normal. Mettiti qua. Guarda, mettiti qua, dai. No, no, non lo impari, mettiti qua. Fammi una cortesia. Cioè, è come che ci chiede di guidare contro mano. La rifà lei, dai. Buonasera, benvenuti a tutti. Potete cominciare con le domande, cominciamo con le domande. Buonasera Zaia. Parliamo della pista di Bob a Cortina che non si farà più. Certo, domande importanti. Can you look tower here, please? Chi è? Sta dicendo se te può guardare. Sì, ho capito, Boadin. C'è un cameraman che chiede di girarsi. Why, sorry. I'm here, you look here.
Ma ho capito Luke Here, ma la domanda viene da Lear. Ma lasci perdere. Allora, se viene da Lear, cosa fa? Se guardo il Kier? Non è normal. It's not normal. Ma perché polemizza col cameraman? Sì, if he, you. Mi fa la domanda de left, de sinistra. Non è che sinistra. Se posso guardare da destra. Saprebbe the right. Secondo lui quello è inglese. Come on the left. Chissà perché, yes, sì. Te prego. Vai. Niente, vai da chi così. Con questa cosa del camera. Quando mi parli in tafassa, perché quando mi parli in tafassa, mi te rispondo. Non sì. Te posso guardare da qua. E chi che fa la domanda di là? C'è un signore, tempo. Io parlo con i signori, no? Con te, mamma camera. Ah, esatto, va bene. Non è normal, non è normal. Sì, va bene. È come guidare contro mano, sciare in salita e cagare da bocca. Non te vabbè, caghi da bocca. Ma perché fa queste cose? Allora, muoviti ancora un po', muoviti così, vanni, per carità, bravo, così. Sarà a porta, tolte go, bravo. Oh, boh, è uscito, dai. Sei liberato del camera, allora, finalmente. Allora, qualche altra domanda? Presidente. Scarveri? Ma sì. Chi è Scaveri, vai. Scaveri, presidente, chi è? Volevamo sì. Parlare della pista di Bob a Cortina. Appunto, gliel'ha già chiesta la domanda. Madonna, gas, è una fissazione, però. Un tema importante. Allora, per favore, queste sono fitness. Cos'è? Intanto, cosa ha detto? Dimmi che mia. Cosa avrà detto? Fake news. Ah, fake news. Vabbè, voleva sì, dire sono, fake ragazzi. News. Fitness, cioè quello che si fa. Sì, fitness. Vabbè, intanto, mico sempre avevo un atteggiamento di staccao. Te lo dico perché non chiamavo neanche Bobo, chiamavo Robert. Ma no, no, cioè, questa è una sbattuta. Ti piace Bobo? Di... E poi voglio dire una cosa: il Bob non sa niente, o praticano quattro gatti. Ma è una disciplina olimpica. Tutte le altre discipline delle Olimpiadi sono in Veneto. Dimenticatevi il Bob. Ah. Pensiamo a tutte le discipline che sono in Veneto. Quante che ne è discipline, Camia? No, perché ne è una svarangatta, no? Una svarangatta. Camia, non mi ricordo la tua memoria. Camia, dove te? Ah, eccote lì. Camia, ti ne dai una cartea con tutte le Olimpiadi del Veneto? Solita cartea, Come, sono solo due? Come solo due? Sci, femminie e curling. Ah, sono solo due? Così poca? Solo due gabemo, solo questo? Un po' poche, per dire... Cioè, quello dove tirano un ferro da stiro, spassano sì. Per terra? Quello è il curling, sì. Ma se è uno sport quello? Certo. Non sono lavori domestici? No, quello è uno sport. Altro? Anche lo sci femminile, vabbè, se è bello, slalom... No, perché poi lo slalom femminile, se è bello. Magari c'è lo sci femminile. Non no, è, se, ma è... Se lo fanno in costume da bagno. Ma no. Senza ma scarponi e sabatte, perché col tutone mi ricorda tanto i film Wuster. Vabbè, comunque... I film Wuster. Comunque, mi ti dico una cosa. Il Bob Western, vabbè. Non ce l'abbiamo lo stesso, perché se farà forse a Torino... Chi lo a sa, Torino. Non si sa ancora, o Innsbruck, no. O Torino, St. Moritz. Ma non si era nella parte esterna del Veneto, Innsbruck? Non lo facevamo a Innsbruck. Comunque non è Veneto, Torino. Forse Torino, no. Ma non si sa. Ma non l'avevamo annessa al Veneto, Innsbruck? No. Ma no, vabbè, comunque. No, Innsbruck comunque non era abbiamo nel Veneto. Abbiamo perso con gli austriaci la partita, perché abbiamo perso con gli austriaci la partita di ritorno. 4-3. Cosa sta dicendo? Vabbè, comunque sia. È un po' in confusione. Adesso basta parlare delle Olimpiadi. Magari non gavemo lo slalom gigante, sì. Ma di gigante gavemo qualcos'altro. Basta parlare delle Olimpiadi. Signora, mica vado. Allora, io mi devo... A me mica voglio... Cosa dimmi, no, non posso guardare da lì. Adesso? Te devi guardare Tiki. Mi sto mettendo il guanto. Un linguaggio oggi parlo una lingua ma... incomprensibile. Te posso spostare di là? Grazie. Ecco. Che vieni di là? Perché mi metto il guanto? Uno si dice, come mai si mette il guanto? Come mai si mette il guanto? C'è una cosa meravigliosa. Cosa fa il Trentino? Che cosa fa il Trentino? Non Trentino, siamo Trentino? Ma no, Veneto, scusami, Veneto. Allora, mi adesso tiro fuori questa cosa qua. Ma cos'è? Orpo. Questo, allora, questo sia un formaggio. Ma ho capito. Questo ma sia un formaggio incredibile. Sì. C'è il nostro formaggio Dolomitico. Dolomitico, sì. Dolomitico che pesa 500.000 kg. Questa è una fettina da 25. Sì. Immaginatevi cosa c'è tutto. Immaginate, allora, per taggiare questo, che vuole un attrezzo tecnico. Sì, occhio, prima partiamo così, no? Sì. Ma prima perché? Ti parti così Cocoteo. Ma a chi interessa? Perché Cocoteo deve andare su Cocoteo. Ma chi interessa? Ma poi dopo... A chi interessa? Stava attenti, perché... No, ti te puoi taggiare. E appunto... Allora, poi dopo, subito dopo, subentra... Ma cos'è? Questo... E questa sera a Scargabagon. Ti vedi? Ti vedi? Mia che travaggio. Mamma guarda mia. Scargabagon.
Ma perché dobbiamo... Mia come va giù, ti vedi? C'era il Bob, dovevamo parlare allora, del Bob. Allora, questa cosa te va giù, se sciacca, se sciacca, e se sciacca... Se sciacca. Allora, se sei qualcuno che se sciacca... Allora, non c'è nessuno allora, che lo poi aiuta. Poi ti continui con... col coteo meglio, e ti forse. Continui col coteo ma sei sciacca perché la Sbrander Grosega se questo qua ti vedi sì. Ecco ti che fai fatica. Una fetta ma perché allora, deve allora, far la fetta no ma mi te dico una cosa questa sera è una fetta ecco ti vedi eccola e chi qua. Sono arrivati guarda che guarda, guardi signori, che sono arrivati signori questa è una fetta spettacolare guardi che c'è no orco cos'è questo? Chi siete voi? Ma chi sono loro? Il premiato forno? Come, come mai siete qua? Ah, perché è il panino del Boadin? No, ma non ci credo. Boadin, c'è il panino del Boadin, sto qui? Devo mettere la fetta! Va bene, tolgo la bussa. O ma mangio sì. La bussa. Ma togliamo la crosta, sì. E no, perché lui... vabbè, porta. Fa che il panì... Ma tolga almeno la crosta. Ma se per merenda questo, sono mangia... Guardi come vanno via, glielo portano al Boadin. Vabbè, comunque, ragazzi, mi ti dico una cosa. Mamma mia. Qui da noi, Noghè, solo in Veneto, il formaggio gigante. Cosa fa? Aiuto, che è una paura. Cosa incredibile, perché noi abbiamo anche qualcos'altro. Cosa? Di grande, cosa lo avete? Yogurt. Cos'è? Che noi presentiamo no. Nel suo comodo vasetto. No. Ti vedi? Ma come? Ma ecco, no, questo qua è il comodo vasetto. Ma no. Ma... voi vi chiederete, ma come fai... Il Veneto a essere così magnificente nel ramo caseario. Come mai? Come mai? No, ah, non ve lo chiedete? No, guardi, sinceramente. Ma pensavo che se ve lo chiedete. Siamo allora, esterefatti. Se la domanda fate la... Adesso che dovete fare la domanda, in English non so fare. No, vabbè, lasci stare. Va bene, boh, lo domando io, ma autorispondo. Cosa? Perché tutto questo, se è possibile, grazie alle nostre vacche. Vabbè, adesso... Giuditta, immaginiamo. Vieni un po'. Chi è? Allora, mia un po' chi Giuditta, cosa... No. Mia un po' Giuditta. Ma cos'è? Allora, Giuditta, no. C'è... questa qui c'è una fassona nonna nonna. Una mammella, cos'è? Io sono veterinario, so, questa c'è alta, 6 metri 24. Mamma buona mia. Giuditta, buona, non sparare ora. Che, allora, perché con questa mamea spara un setto di latte di 18.000 no, litri quadrati io minuto non ci luce. Credo. Minuto luce. Per fare questo nostro formaggio veneto. Ma io non so se cos'è sia. Veneto? Ah, non è Veneto. È Trentino. L'aveva detto, avevo infatti. Detto prima. Esatto. È la vacca? È la vacca. È Innsbruck. No. È la Sbraga Cason? Quel con l'arba là? Slovena. No. No. Oh sì. Ho bisogno del latte materno, vado no. A usare. Vada vai Giuditta, spara! Ciao fratelli, la puntata finisce qui. Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, un applauso agli autori! Thank you.